Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, è passato un po' di tempo da quando ho fatto l'ultimo compro la cosa più economica da e mi sono resa conto di non aver mai fatto questo video con Dior come protagonista. Non so come sia possibile, visto che è anche uno dei miei brand preferiti, quindi dobbiamo recuperare assolutamente. Quindi questo è quello che faremo oggi. Mi piace tantissimo filmare questa tipologia di video perché mi diverto sempre tanto, quindi ho già qua pronto il mio computer e andiamo assieme a vedere qual è la cosa più economica sul sito Dior. Sono molto molto curiosa di vedere che cosa sarà. Ok, siamo sul sito Dior Italia. Naturalmente sono andata sul sito italiano, ma poi una volta trovata la cosa più economica farò soltanto l'acquisto dal sito olandese, perché ovviamente mi devono arrivare, cioè mi deve arrivare all'indirizzo di Amsterdam. Quindi andiamo subito a vedere. Allora, la prima cosa che vorrei vedere sono le borse. So che la più cioè la cosa più economica non potrà mai essere una borsa, a meno che non sia veramente microscopica, però vista la mia passione andiamo un attimino a vedere le borse. Vediamo se... Ah sì, c'è! Io adoro questa funzione. Quando filmo questa tipologia di video e c'è la funzione in cui si può ordinare le cosine dal prezzo più basso al più alto, mi facilita sempre tantissimo, quindi sono contenta. Allora, ordina per prezzo più basso. Vediamo qual è la cosa che costa di meno. È questa pochette marsupio Dior Oblique. Obliqué, come si pronuncia in francese? Che costa 590 euro. Non mi piacciono particolarmente i marsupi, ma questo è carino, molto basic, diciamo. Torniamo a vedere le borse, solo per curiosità. Ordiniamo per prezzo più alto e vorrei solo vedere qual è la borsa che costa di più, tanto per scrupolo. Ed è questa borsa grande Lady Dior. Da 5.900 euro, quindi adesso il marsupio da 500 mi sembrano pochi, ma è questa splendida. Wow! È veramente, veramente bellissima, devo dire. Questa borsa è veramente, veramente stupenda. Tutte queste decorazioni traforate, è molto, molto, molto bella, devo dire la verità. Molto 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 cara anche, quindi torniamo indietro, andiamo in qualche categoria che può essere più, diciamo, fattibile per noi, perché stiamo cercando la cosa più economica. Proviamo a vedere regali e servizi, tanto perché alcune volte tra i regali ci sono cosine molto economiche. Mi sa che da Gucci era andata così, avevo trovato tipo gli incensi pagati pochissimo. Andiamo a vedere idee regalo moda donna. Boh, vediamo idee regalo moda donna, tanto per rifarci gli occhi. Non penso che troveremo qualcosa di super economico, ma oh mio Dio, che carini! No, vabbè. Io adoro questo beauty case, è bellissimo. Ok, sono ufficialmente innamorata di questo beauty case. Andiamo però a ordinare le cosine per prezzo più basso. Interessante, molto molto interessante. Qui abbiamo un portamatite da 60 euro, che onestamente per essere Dior è molto molto poco. Non vorrei dire, ma potremmo aver già trovato qualcosa che si avvicina, se non è proprio lui, al prezzo del prodotto più economico. Non lo so, però questo portamatite potrebbe essere, ma vediamo, perché c'è ancora la parte make up fragranze, quindi vediamo. Altri regali potremmo andare a vedere anche idee regalo per la casa. Vediamo prima prezzo più alto, tanto perché sono curiosa. Ok, wow! Cioè, questi cuscini sono bellissimi, però 990 euro! Ecco, questo invece mi sembra un pochino tanto per un cuscino. 990 euro è sicuramente bellissimo. Wow, ci sono tutte le costellazioni dietro. Stupendo, però 990 euro. Ok, ritorniamo nella nostra bolla, andiamo a cercare la cosa più economica. Vediamo adesso, idee regalo per la casa, ma il prezzo più basso. Vediamo, vediamo. Questi sono dei piattini, piattino per tazzina da caffè. Ce ne sono tre in diverse colorazioni e fantasie e sono tutti a 40 euro. Andiamo a leggere la descrizione perché mi manca un po' fare la commessa dei negozi luxury, che poi, piccola parentesi, io prendo in giro, no? Però in realtà io conosco un sacco di commesse che lavorano nei negozi luxury e sono super alla mano e io le adoro, però mi piace un pochino leggere così. Allora, descrizione. Vediamo la descrizione di questo piattino che ha 5 righe, ragazzi, quindi c'è tanto da dire. Allora, piattino per tazzina da caffè in porcellana finissima di Limoges. Non so che cosa sia, ma suona molto figo. Con bordo con filetto dipinto a mano e motivo toile de jour. Anche questo non ho idea di che cosa voglia dire, però
suona molto molto francese, molto figo. Codice intramontabile, caro, a queste parole intramontabili sono molto diffuse tra questi siti, questo intramontabile, caro a Christian Dior, il motivo toile de jour, lo ripetono perché così fa, cioè rende di più, il motivo toile de jour viene costantemente rivisitato e continua a decorare le creazioni della maison come tributo al suo fondatore. Fantastico, questa descrizione dovrebbero veramente, cioè io spero che diano dei premi particolari a chi fa le descrizioni per i prodotti sui siti luxury, perché veramente sono tipo io a scuola che mettevo parole a caso per allungare il tutto, no? Tipo uguale. Allora, 100% porcellana, dimensioni 12 cm, naturalmente made in France, perché Christian Dior non può essere, stavo per sottolineare, non può essere altrimenti. Ma c'è anche la sezione trattamento. Che cosa c'è nella sezione trattamento? Allora, intanto però, la cosa più economica per il momento è questo piattino per tazzina da caffè. Proseguiamo, trattamento. Ah, ok, trattamento sarebbe praticamente la skin care, ok? Hanno make up e skin care. Andiamo solo a vedere prima la moda bambino, perché a volte le cose più economiche sono appunto quelle per neonati, quindi andiamo a vedere proprio neonati da 1 a 36 mesi, tipo magari non lo so, troviamo un ciuccio che costa meno di 40 euro, dubito, ma forse. No, ok, la cosa più economica tra i neonati è questo cappellino Nanuchka, che suona tanto russo e poco francese, onestamente. Cappellino Nanuchka da 95 euro, quindi siamo ben oltre i 40 del piattino. Andiamo a vedere la descrizione. Ragazzi, qui addirittura c'è un poema, c'è una descrizione di 9 righe per questo cappellino. Allora, questo set regalo Nanuchka per neonati rende omaggio agli atelier omonimi e rivisita, mantenendoli, i tradizionali simboli della maison. Fin dagli anni 60 l'universo Baby Dior continua a ruotare attorno a valori come l'eleganza e la maestria artigianale. Io adoro questi termini, la maestria artigianale. Questo cappellino celeste, beh, almeno il colore è celeste, mi aspettavo una roba tipo ceruleo 2006 come colore, non so perché questo... Cappellino celeste realizzato in interlock e voile di cotone, anche qui non so che cosa significhi voile di cotone, è impreziosito da graziose pieghe e dettagli ricamati, frutto della tradizione degli atelier della maison. Caldo, elegante e confortevole, è il dono perfetto per i neonati. Cotone interlock celeste, che non so che cosa voglia dire, inserito in voile di cotone celeste, composizione 100% cotone, meno male, figuriamoci se era in poliestere, plissettatura e ricamo punta spiga tono su tono, fodera in cotone interlock, l'hanno ripetuto 4 volte che è in cotone, adoro. Ok, proseguiamo. Non penso che abbia tanto senso andare a vedere altre cose sui neonati. Però c'è anche neonate femmine, andiamo a vedere neonate femmine, magari troviamo qualcosa che costa di meno. No, qui c'è un cappellino, sempre interlock voile di cotone, ma questo è 100 euro, quindi siamo leggermente più alti. Quindi neanche qui abbiamo trovato. Poi c'è il bavaglino, ragazzi, ragazzi, andiamo a vedere il bavaglino, scusatemi, ma io, cioè, sono troppo, veramente mi fa troppo ridere. Allora, bavaglino, ricamo in popeline di cotone bianca, c'è un bavaglino da 100 euro, fantastico. Motivo emblematico, perché c'è bisogno di un po' di, appunto, di mistero nei neonati. Motivo emblematico della Maison Dior, il canage, cosa significa? È ricamato sul bavaglino in popeline di cotone e morbido jersey. Fantastico, adoro, non so che cosa significhi, ma è molto figo. Allora, poi, Maison, che cosa c'è nella Maison? Che quando dico Maison, no, Moison, come dico? Boh, mi correggete sempre, spero di dirlo bene stavolta. Maison, giusto? Poi, allora, io direi di andare, che cos'altro possiamo vedere? Moda uomo? Visto che gli uomini spesso hanno prezzi inferiori rispetto alle donne per le stesse identiche cose, praticamente andiamo a vedere moda uomo. No, non c'è il filter per poter mettere, per poter ordinare dal prezzo più basso, ma facciamo sempre moda uomo, facciamo prêt-à-porter, così vediamo tutto l'abbigliamento. E mettiamo anche qui, wow, io adoro l'abbigliamento Dior, mettiamo ordina per prezzo più basso.
Ok, immaginavo, quindi non è fattibile per noi, ma la cosa di abbigliamento, il capo di abbigliamento da uomo che costa di meno è questo jersey di cotone blu da 450 euro. Poi, allora, visto che abbiamo visto la moda uomo, andiamo a vedere anche la moda donna. Qui anche abbigliamento bellissimo, abbiamo questa giacca da 2500 euro, i pantaloni a palazzo 1400 euro. Andiamo però a vedere ordina per... Vediamo il prezzo più alto, che qui sono curiosa. Oh, wow! Il capo di abbigliamento Dior più caro. So che dobbiamo cercare quello più economico, perché secondo me è super interessante. La cosa più cara dell'abbigliamento è questa giacca paletot lunga e reversibile, quindi sono due praticamente, da 7.500 euro. Posso dirvi che non mi piace neanche particolarmente, cioè ci sono un sacco di altre cosine Dior che sono molto molto più carine. Questa non mi fa impazzire come fantasia. Qui la descrizione è un vero e proprio libro praticamente, che non andrò a leggere tutto, ma vediamo magari solo una parte. Il capo è stato realizzato usando un panno di tessuto indonesiano Likat Endek, la cui, scusate se non lo so pronunciare, se c'è qualcuno che sa correggermi fatelo, la cui maestria artigianale, queste parole maestria artigianale, viene mantenuta e tramandata da artigiani d'eccezione. Le irregolarità del tessuto e del motivo testimoniano l'unicità e la ricchezza di questa tradizione sartoriale. Cotone e seta, multicolore reversibili, seta, maniche lunghe, ok, silhouette lunga, ok, tasche bordate, ok, vestibilità oversize, 78% cotone, 22% seta, anche questo naturalmente made in France, ok, questo non è assolutamente nel nostro budget, veramente, andiamo a vedere che cosa possiamo vedere. Allora, moda donna, abbiamo borse, abbiamo già visto, non ci siamo, piccola pelletteria, forse, potremmo trovare tipo una... Non lo so, una toppa per una cintura, un pezzettino così che magari ci costa meno di 40 euro, lo so, vediamo. Abbiamo, che carina la pochettina, che belline queste pochettine, ok, mi sto innamorando, quindi meglio che io inizi a spostare l'attenzione. Prezzo più basso, vediamo. Allora, ok, non ci siamo assolutamente. Il prezzo più basso per quanto riguarda la piccola pelletteria è questo portacarte piatto 30 Montaigne da 260 euro, quindi siamo ben oltre il nostro budget iniziale, cioè ben oltre il piattino da 40. Quindi diciamo no, e non mi piace neanche particolarmente, onestamente, poi questo portacarte, ce ne sono di altri più carini. Andiamo a vedere la gioielleria, quella vera in cui ci sono gioielli, ragazzi, da sogno. E qui c'è Cara Delevingne come testimonial, lei è bellissima. Proviamo a mettere, allora, ordina per... Vediamo prezzo più alto, tanto per curiosità. Oh, mio Dio, stavo per venirmi un mezzo infarto. La cosa più costosa tra tutti i gioielli Dior è questo anello grande Rose Dior Bagatelle, da 48 mila euro. Oh mio Dio, sarà tempestato di diamanti. Andiamo a vedere la descrizione. Lo so che dobbiamo vedere la cosa più economica, ma non potevo trattenermi. Qui la descrizione mi stupisce perché è molto molto breve. Penso che basti scrivere oro bianco e diamanti e basta praticamente, infatti quello che hanno fatto. Oro bianco, diamanti 3,87 carati, la collezione Rose Dior Bagatelle rende omaggio a Christian Dior che coltivava rose nei suoi giardini come preziosi talismani. Anch'io voglio coltivare le rose nei miei giardini, però non saranno fatte di diamanti purtroppo. Però figata! Questo anello è qualcosa di veramente di... cioè ti toglie il fiato, è bellissimo. Non avrei il coraggio di andarci in giro, però con 48.000 euro sulla mano, cioè tipo avrei paura, però... Meraviglioso. Allora, ritorniamo nel nostro mondo e andiamo a cercare la cosa invece più economica tra i gioielli. La cosa più economica tra tutti i gioielli è questo bracciale, che tra l'altro è anche molto molto carino, e c'è anche un diamantino con la scritta We, ed è appunto il bracciale We da 700 euro. Mi aspettavo peggio, onestamente. Dopo aver visto l'anello mi aspettavo peggio, però non è sicuramente questa la cosa più economica assolutamente, quindi proseguiamo la nostra ricerca. A questo punto mi lancerei più sulla sezione trattamento make-up. Secondo me,
qui ci sono cosine che costano di meno, anche se non so se costeranno meno di 40 euro, perché il piattino continua ad essere l'oggetto meno costoso. Vediamo, allora, trattamento, preoccupazione, collezioni, categorie, tutti i trattamenti. Vediamo se riusciamo a filtrare. No, purtroppo no, qui non c'è, nella sezione mi sa trattamenti e make up non c'è il filtro per scegliere il prezzo più basso, purtroppo, quindi andiamo velocemente a vedere. Allora, qui abbiamo, vedo subito, c'è il Dior Hydro Life, che è lo struccante 3 in 1 a 36,50 euro, quindi nuovo vincitore per adesso. Il prodotto che costa di meno è questo struccante. Proseguiamo. Ne abbiamo altri sempre da 36,50. Ok, poi abbiamo una lozione da 140 euro. Wow, ok. Qui siamo sempre, sto guardando vari sieri, ma siamo a 62,94. Quindi decisamente no. Wow, poi c'è il Dior Prestige a partire da 235 euro. Cioè, wow. Oh, c'è il Dior Prestige, c'è il Dior Prestige Light in White, ragazzi, che costa 415 euro. Io pensavo che nella sezione trattamenti skincare avremmo trovato qualcosa che costa poco, ma onestamente costano quasi, cioè alcuni prodotti sono più cari rispetto tipo quasi ai gioielli, non lo so, andiamo a vedere tanto per curiosità. 30 ml sono 415,50 euro. Il dermo siero illuminante possiede una texture lenitiva che ripara e rinforza la barriera cutanea, sto facendo anche i gesti, aiutando a correggere e attenuare le imperfezioni cromatiche per amplificare l'intensità della luminosità naturale della pelle. Veramente mi ricorda a me alle superiori che cercavo di allungare qualsiasi tema possibile. Adoro comunque, texture lenitiva servirebbe alla mia pelle. Dior Prestige Light in White, la solution Lumiere Activated Serum, c'è tutta una riga per il nome del prodotto, risolve l'equazione di come donare alla pelle la luce ideale agendo sui suoi due elementi principali, ossia la purezza cromatica e l'intensità luminosa. Non sapevo che i due elementi principali fossero la purezza cromatica e l'intensità luminosa, però se ci penso bene è vero, è assolutamente vero, quindi wow! Testato sotto controllo dermatologico su pelli asiatiche? Perché proprio su pelli asiatiche? Potete illuminarmi su questa cosa, che mi sembra un po' strano vederla scritta così. Allora, ne abbiamo altri da 298 euro, 440, ragazzi, c'è un siero da 603 euro, Lord V, 30 ml, 603 euro. Io penso che costi molto di più dello champagne, anzi sicuramente costa molto di più dello champagne. Capture Youth, oh, questi sono i sieri che ho e li amo, io adoro questi sieri. E poi abbiamo anche il One Essential, l'ho usato ed è fantastico, però siamo comunque, i sieri sono a 97. One Essential 87, 68 l'Hydra Life, quindi siamo ben oltre il costo dell'acqua micellare che era 36,50. Sto guardando altre creme, ma sono a 430 euro, 64 l'Hydra Life è quella che costa di meno, abbiamo la Prestige, la penso sia solo la ricarica, che però comunque è super cara, 69, 44 euro abbiamo uno dei fondotinta, protezione UV, anche qui siamo tutto ben oltre. Nella sezione autoabbronzanti e solari però ci sono il Dior Bronze, la crema e Dior Bronze, no, sono entrambe creme, una da SPF 50, una SPF 30, e sono entrambe a 36,50 euro, quindi non sono inferiori rispetto al prezzo dell'acqua dello struccante, però siamo alla pari, quindi in caso posso scegliere, tra l'altro ho entrambe già queste creme, sono favolose, quindi volendo posso scegliere tra queste e lo struccante, in caso se non troviamo nulla che costi meno. Direi a questo punto di spostarci verso la sezione make up.
magari qui troviamo la ricarica di un rossetto che costa meno di 36,50, non lo so. Non è possibile vedere tutta la categoria make up, ma iniziamo, ci sono viso, occhi, labbra e mani, quindi vediamo categoria per categoria. Addirittura ci sono fondotinta da 113 euro, il Dior Prestige, wow. Poi abbiamo, allora, i Cushion Compact sono tutti oltre i 50, poi c'è il Cushion Tenderose da 100, abbiamo il Dior Forever Couture Perfect Cushion da 44, che se non sbaglio è solo il refill, poi, no, qui sono tutti, ragazzi... Oh mio Dio, mi sa che abbiamo trovato il prodotto che costa meno in tutto il sito Dior. Io non penso che possa esserci qualcosa che costa meno, onestamente sono scioccata. Ed è questo set di applicatori multi-texture da 10 euro. Io non ci posso credere che ci sia una cosa sul sito Dior che costa solo 10 euro. Onestamente non ci posso credere. Tra l'altro la cosa strana è che quando apri la pagina per vedere in grande le spugnette non c'è più scritto il prezzo. Forse non vogliono pubblicizzare troppo il fatto che costino così poco, non lo so, ma qui non c'è scritto 10 euro. Proviamo a cliccare su acquistare. Sì, effettivamente se lo aggiungo al carrello costano 10 euro. Sono veramente senza parole, non pensavo mai, cioè speravo di trovare qualcosa che costasse meno dei 36,50, però non immaginavo di trovare qualcosa che costa 10 euro, anche se sono solo due spugnette, però sono solo 10 euro per essere Dior. Ok, io l'ho aggiunto al carrello perché non penso che ci possa essere nulla che costa meno di questo set di due applicatori, però diamo un'occhiatina tanto per scrupolo. Ok, vediamo tutti i prodotti occhi, ci sono i mascara da 37, però appunto non possono costare meno di 10 euro, ci sono i set, le palette 62-65, quelle da 49-50, poi abbiamo le matite però da 29-28 euro, 27 euro addirittura. Allora poi abbiamo altri mascara, la spugnetta, la Backstage Blender costa solo 20 euro, quindi penso che la seconda opzione sarebbe stata lei. Poi abbiamo vari pennelli, tra l'altro questo set di pennelli ce l'ho e lo adoro, Dior Backstage da 147, detergente per pennelli, non lo conoscevo, sarei molto curiosa di provarlo, questo è a 22, poi abbiamo l'eyelash curler, il piegaciglia da 24, ok, non c'è assolutamente nient'altro che costi meno delle nostre spugnette da 10 euro, quindi andiamo a vedere la descrizione, due campioni a scelta in omaggio tra l'altro, quindi non solo riceverò le spugnette per 10 euro, ma posso anche scegliere due campioni a scelta in omaggio, fantastico, per 10 euro veramente mi sento io di derubare Dior praticamente. Descrizione, set composto da due applicatori multi-texture concepiti appositamente per il fondotinta compatto Dior Snow. Ah ok, quindi sarebbero le spugnette che poi vanno messe nel fondotinta compatto, ok? Però ragazzi, 10 euro, imbattibile devo dire, abbiamo trovato la nostra opzione finale, abbiamo trovato il prodotto che costa meno in assoluto su tutto il sito Dior e sono appunto queste due spugnette da soli 10 euro. Io sono veramente ancora incredula. Quindi adesso vado sul sito olandese a completare l'acquisto, sceglierò i miei due campioncini in omaggio, che figata! Quindi ci vediamo tra qualche giorno quando avrò tra le mie mani queste spugnette. 2 days later. Ok ragazzi, sono passati solo 2 giorni e mi è arrivato il pacchetto oggi, devo dire sono stati rapidissimi. Questo è il pacchetto così come si presenta, ho soltanto sbirciato all'interno per vedere se effettivamente si trattava di Dior, perché dall'indirizzo non mi era chiaro, però sì, è lui. Questo è esattamente come si presenta il pacchetto, l'unica cosa bizzarra che ho notato è che sul lato ci hanno scritto il mio nome e cognome. Non lo so, secondo me mi hanno messo tipo, non mi era mai successo, quindi secondo me mi hanno messo tipo una lista nera, tipo la lista nera dei clienti peggiori di sempre che hanno speso il minimo veramente. Quindi andiamo a spacchettare perché sono molto curiosa e wow, cioè notare la classe di Dior è meraviglioso. Già la box è, ha il marchio, quindi molto molto bella, e il pacchettino è stupendo. Che cosa c'è? Ah, c'è anche, immagino, questa
questa sia la fattura. Sì, questa è decisamente la fattura, ma ragazzi, concentriamoci sul pacchettino che noi abbiamo ricevuto per soli 10 euro. Cioè, io veramente mi sento di aver io derubato l'oro, perché per 10 euro già solo il pacchettino secondo me merita. Molto molto bello il fiocchetto. Onestamente non mi aspettavo che mi facessero un pacchettino così carino. Ho notato facendo questi video che ci sono brand che ci tengono davvero, e indipendentemente da quello che spendi il loro pacchetto sarà meraviglioso, come in questo caso Dior. E poi ci sono brand che invece non è proprio così, ma non mi pronuncerò sui brand, però se avete seguito i video lo sapete. Andiamo ad aprire subito. Ragazzi, per 10 euro, ma quanta roba c'è all'interno? Cioè, allora, al checkout infatti ho scelto dei campioncini. Vediamo, allora, qui c'è il Dior Forever Natural Nude, e questo è un campioncino appunto del fondotinta, colorazione 2N Neutral, che potrebbe forse anche andare bene per me. Altro campioncino che ho scelto, notare il pack, che carino, con tutti il print di Dior, molto molto bello, e all'interno ci sono 4 tonalità di rossetto da provare, con un bel po' di prodotto devo dire, con anche il pennellino in dotazione, e c'è anche lo specchio, ma che figata. Poi ci sono altre due cosine. Allora, le spugnette sono queste, poi abbiamo un'altra dust bag, non ci posso credere, queste sono... Eccole, queste sono le nostre famosissime ormai spugnette. No, sono esattamente uguali, pensavo fossero diverse, ma sono esattamente uguali. E da un lato sono spugna, dall'altro invece sono in... sembra tipo cotone, comunque sono appunto double fast, diciamo, queste due spugnette. Ma sono curiosa di vedere, perché se le spugnette che ho acquistato sono qua e i vari campioncini sono questi, che cos'altro mi hanno spedito? Molto molto bella davvero la dust bag. Ecco, penso che Dior veramente ci tenga, qualsiasi ordine loro ci mettono il cuore e fanno questi pacchetti meravigliosi. Ok, un altro fondotinta, non ci posso credere, il mini size è veramente un altro fondotinta. Quindi abbiamo ricevuto, no ragazzi, io non ci posso credere. Cioè, io, allora, ricapitoliamo un attimo, io per 10 euro ho ricevuto da Dior, allora, pacchetto strafigo con fiocco Dior, ok, senza menzionare la scatola con il logo, poi le due spugnette, tac, poi campioncino fondotinta, campioncino, mega campioncino rossetti, dust bag super super carina in tessuto con logo Dior, e un altro campioncino con un bel po' di fondotinta, perché qui ce n'è davvero un bel po', io non ci posso veramente, non ci posso credere. Penso che questo sia stato uno dei video in cui ho ricevuto il pacchetto più carino, non lo so, mi sono veramente stupita. Quindi questo è quanto ragazzi per il video di oggi, questa era la cosa più economica da Dior, spero vi sia piaciuto, penso che sarà lunghissimo questo video, quindi vi mando un bacio gigantesco, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte, e vi aspetto domani sempre puntuali alle 17:30, ciao!